noi veniamo anche da un inganno sostanziale, da un maligno che è intervenuto, un modo di vedere maligno, che quando è in atto un'azione ci mostra la reazione, ossia l'azione proprio uguale e contraria. Per cui quando è in atto che tutto si accentra e sta rientrando nell'unità, che tutta la realtà dello spazio si annichilisce come sgonfiandosi e rientrandosi nell'essere in potenza, noi vediamo nel modo opposto che ci mostra la nostra avventura quasi in ribellione alla coercizione di un Dio che ci comandi. Bene, la verità è che noi stiamo per conquistare la verità. Vedendo ora la vita relativa di questo mondo, relativa a quello uguale contrario che sta accentrandosi verso Dio e sta annichilendo la realtà, noi crediamo di essere noi i creatori, i fattori di questa realtà. Crediamo ingenuamente nel divenire delle cose, proprio sotto l'effetto cinematico di un vedere un movimento, quando due fotogrammi appena diversi tra loro sono visti in sequenza. In verità tutto esiste simultaneamente, ma quando si passa da un frammento a quello successivo e sono quasi uguali, appare proprio come se tutto divenisse. E non è vero. Se non esiste il divenire, non esiste nemmeno la creazione, perché la creazione è un fatto che accade in un divenire. Ma noi vediamo la nostra creazione, la nostra capacità di intervenire a modificare le cose, e ci stiamo ingannando profondamente proprio da questo maligno che, mentre abbiamo avuto una vita determinata per liberarla, ci dice liberatevi fin da ora, e così facendo ci inganna. Ecco, noi stiamo andando a recuperare la verità che ci salva, ossia alla fine della vita, dopo di aver visto tutto il verso dell'ipotetico apparire della nostra capacità fattiva, vedremo con grande sorpresa un ritorno nel passato e vedremo a poco annullarsi tutte le cose che noi avremo creduto di aver fatto per sempre. Le vedremo evolvere sempre più nelle situazioni precedenti al loro avvenire, fino a quando, ritornati a nascere nel punto in cui siamo nati, ci sembrerà la verità, ossia che tutta la nostra avventura esistenziale in cui abbiamo creduto di fare è stata contraddetta, perché dopo abbiamo visto che tutto si è disfatto. Di conseguenza noi andiamo a capire che siamo in un disegno che, se è visto in un verso, ti mostra il divenire fattivo, se è visto nel verso opposto ti mostra il ritorno a un passato che ci sconvolgerà, perché adesso è facile, noi giriamo un bicchiere così e vediamo l'acqua cadere, dopo vedremo l'acqua rientrare nel bicchiere, cioè dovremo veramente farci idee di essere in un disegno e che stiamo veramente bene. La fase successiva della vita è quel purgatorio che, mostrandoci esattamente il contrario di quello che forse oggi ci ha illuso e ci ha fatto godere per questo tipo di divenire, quando vedremo il disfacimento di quello che avremo visto, questo sarà il purgatorio di quei nostri peccati e usciremo dalla vita così puri come quando vi siamo entrati. Di conseguenza, quando rientreremo e saremo uno negli antenati, avremo recuperato veramente la pulizia totale di noi stessi. Però saremo un io che avrà definito un suo sistema di valori, ossia un suo Dio, che poi opererà. Quindi stiamo andando a essere i reali
fattori di una successiva esistenza che sarà solo quella in cui noi andremo a farla esistere. Anche adesso sostanzialmente è così. Se io vado in Brasile, vedo il mondo lì, del Brasile. Io so che esiste anche il resto, ma come oggi, se vado in Brasile, do spazio al Brasile in relazione alla mia vita, così sarà un domani anche in paradiso, perché a seconda delle scelte che io farò di immedesimarmi con un personaggio o con un altro, io farò esistere per sempre e per me, assieme agli altri, in comunione con loro, il paradiso dell'esistenza come la compilation fatta da me. Quindi stiamo andando, ciascuno di noi, verso una cosa gloriosa, proprio verso quel "ci sarà aperto", bussa. Ecco, noi per poter bussare dobbiamo prima sapere cosa ci piace per bussare. Questa vita qui serve per stabilire il nostro mondo dei valori, ossia come bussare. Ma non lo faremo solo in questa vita, lo faremo quando avremo capito il vero, cioè che fare e disfare è tutto un lavorare. E quindi noi siamo stati semplicemente osservatori. Quando avremo capito finalmente la verità e saremo usciti dalle grinfie di questo maligno, la verità ci farà liberi davvero.